piccolo grande cambiamento in casa. Matte, insieme ai suoi genitori e sua sorella, hanno regalato per il compleanno questa pianta di ficus lirata. Era da tanto che volevo cambiare la pianta, prima avevo una stellizia molto grande, ma ho deciso di cambiarla perché è morta, e quindi anche per quello che l'abbiamo cambiata, e quindi abbiamo preso questa pianta di ficus bellissima. E a parte che abbiamo cambiato il vaso, abbiamo preso questo vaso da Leroy Merlin, molto bello, molto leggero. E poi secondo me la cosa più bella è che tramite un ISPO che abbiamo trovato in un negozio di arredamento a Chicago ad ottobre, che matte, abbiamo coperto il terreno della pianta con questo muschio. E per me è molto bello perché poi esteticamente, non lo so, mi sembra più vera, più bella la pianta, un qualcosa di diverso. Se faccio vedere come abbiamo fatto. Praticamente come abbiamo fatto, l'ha fatto Matte in realtà, abbiamo preso quindi il muschio vero, poi adesso probabilmente poi compreremo quello stabilizzato, perché non so questo come procederà, diciamo, la sua vita. E abbiamo messo qua del cartone, e quindi vedete il muschio è sollevato, e sotto questo cartone che abbiamo diviso in due perché era troppo grande c'è il, oddio, la pianta e il vaso normale, però così copre tutto ed è esteticamente più bello. Adesso ho fatto un danno, però in realtà esteticamente lo facciamo vedere, l'ho fatto vedere, ah. Esteticamente è molto più bello. Adesso se lo rimetti a posto lì, per favore, bravo. Quindi a me piace tantissimo così, poi la pianta in realtà è molto alta, e però con un vaso così grande sembra tutto più proporzionato e sembra che ci abbia dentro un vaso enorme, invece in realtà il vaso è quello con cui è arrivata la pianta, e poi noi abbiamo fatto semplicemente questo upgrade che io trovo bellissimo. E così la pianta sarà circa, qua sarà circa 1,90 m/2 m, quindi in realtà è molto alta. L'abbiamo anche un po' sollevata, abbiamo messo dal vaso da qua sotto, abbiamo messo tutto del cartone per sollevarla. Quindi io uso il plurale, però ho fatto tutto Matte, io non ero neanche a casa, però io ho dato l'idea e lui la mano d'opera.